Caduta di calcinacce al cimitero Angeli in una delle sezioni della società militare in congedo ancora sotto sequestro. Questa la segnalazione giunta alla nostra redazione da alcuni visitatori del Camposanto, preoccupati per eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a causa della caduta di calcinacci durante la visita ai loro cari defunti, hanno deciso di denunciare alla nostra redazione lo stato dei luoghi. Un cimitero dove le palazzine delle società sono sempre più fatiscenti e necessitano di interventi di manutenzione. Un disservizio che abbiamo voluto segnalare all'assessore al ramo Maria Grazia Riggi. Io sono andata a verificare la situazione dei luoghi dopo la segnalazione che è pervenuta per il tramite di questa emittente. La situazione non è così grave così come è stata segnalata. Praticamente lì c'erano soltanto, diciamo, si stava scrostando un pochino il gesso attaccato al tetto, soprattutto nelle parti dove ci sono i travetti. Ora noi abbiamo tolto tutto, però ho chiesto all'architetto Lopiano, che è anche un tecnico, se era il caso di transennare quella parte dell'immobile, però mi è stato detto che non ci sono problemi di sicurezza e quindi di pericolo per l'incolumità dei cittadini. Invece abbiamo un altro immobile, sempre della militare in congedo, la sezione 267, se non mi sbaglio, o 167, non ricordo bene in questo momento, ce l'ho segnata e l'ho segnalata anche al mio staff di amministrazione giudiziaria, devo segnalarla anche al magistrato, che c'è problemi veramente di sicurezza, lì è caduto parte del tetto, per cui abbiamo completamente transennato la scala nella parte in cui vi è proprio pericolo per l'incolumità. Per quest'immobile, siccome dal momento che ci sono, c'è la possibilità, si intravede la possibilità di un dissequestro del sodalizio, diciamo che ancora non ho chiesto l'autorizzazione al giudice per fare i lavori di manutenzione straordinaria. Per cui aspetto ancora questa settimana, passando questa settimana poi mi vedrò costretta a chiedere al giudice di essere autorizzata ad effettuare questi lavori proprio per eliminare lo stato di pericolo, soprattutto in vista dell'imminenza della festa della commemorazione dei defunti.